E ben ritrovati con la rubrica I grandi temi biblici in compagnia del pastore avventista Paolo Benini. Buongiorno Paolo, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, come stai? Abbastanza bene. Voi state bene? Stiamo bene, sì. Siamo che abbastanza... tempo fa lì in Sicilia? Diciamo che oggi è una giornata un po' piagnucolosa, nel senso che è abbastanza nuvoloso, c'è umido, invece ci sono stati... lamentate, ma no, chi ha la giornata piagnucolosa 3 giorni su 2? No, non dobbiamo lamentarci, no, perché la settimana scorsa, anche il giorno di questa settimana, abbiamo avuto anche 25 gradi, c'era il sole proprio che spaccava le pietre. 25 gradi sono un po' troppi. Il mese di febbraio. Infatti questo ha portato qualche scompenso per quanto riguarda la salute, anche l'allergia, che naturalmente, certo, quando ci sono queste giornate aumenta. Allora Paolo, casualmente, no? Noi ci ritroviamo ad avere una rubrica dal titolo Conosce Gesù di Nazareth, che è una rubrica che, con cui noi ci ritroviamo a dialogare con frate Antonino Carillo, in cui stiamo parlando, sì, noi, praticamente è un frate francescano conoscitore delle lingue antiche, che da cui con cui facciamo programmi da diversi anni, veramente una persona straordinaria, da un amore per la scrittura, veramente credo di non aver visto mai una persona che ami così tanto la scrittura. E proprio ci siamo soffermati a parlare del Messia. L'ultima volta appunto ho chiesto a lui di dirci ogni lettera che compone la parola Messia in ebraico, cosa significa, e abbiamo avuto delle cose straordinarie. E noi ci ritroviamo a parlare con te anche del Messia. L'ultima volta avevamo parlato del Messia liberatore, del Messia sofferente, quindi siamo in armonia. C'è un collegamento. Cambiamo argomento? No, assolutamente, perché evidentemente è l'argomento che dobbiamo affrontare. Dobbiamo, vuol dire, insistere su questo. Certo. A te la parola. Allora, no, io mi sono fatto un percorso, l'ho messo per iscritto, è tutto mio, però di volta in volta può anche essere modificato, e vorrei ancora oggi trattare un pochino il tema della conferma profetico-storica di Gesù Cristo, per arrivare a parlare poi, nelle prossime volte, di chi è nella essenzialità, nella divinità, nella trinità, nella persona Gesù Cristo. Non so se sei d'accordo. No, è un doppione con il frate di cui mi hai parlato prima. Assolutamente no, perché sono, ecco, avete due modalità diverse, no, di approccio, quindi ci arricchite tutte e due, ognuno in una situazione, una posizione diversa. Però sempre... Allora è interessante sapere un pochino come si esprime questo nostro... ti farò avere le sue puntate, sono sicura che benissimo, ti faranno piacere. Benissimo. Ottimo. Allora, io volevo oggi continuare un pochino sulla scia della volta scorsa, che, se non vado errato, ci siamo lasciati con Isaia 53. Sì, perfetto. E voglio mettere a fuoco un aspetto che poi è una profezia del capitolo 53 di Isaia, il versetto 10-12. Non so se c'è il nostro caro lettore, no, di centro. No, oggi è di trasloco, Emanuele. Ah, sto traslocando. Allora, il versetto 12 è detto? 10-12 di Isaia 53, okay. Se puoi leggere. Sì, ma piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra i trasgressori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Oh, ecco qua un argomento importante. Anche se non c'è la parola resurrezione, qui chiaramente, dopo aver detto che avrebbe dato la sua vita per la colpa, dopo che sarebbe stato stroncato con un sacrificio, per un sacrificio, in un sacrificio, egli avrebbe rivisto una progenie, dato vita ai suoi giorni e avrebbe spartito il bottino con i potenti. È un'affermazione forte e biblica che si esprime su
sulla resurrezione di Cristo. C'è un altro testo che vorrei che leggessimo subito, che si trova nel libro dei Salmi. Stiamo parlando di Gesù dalla prospettiva profetica. Sì. Non entriamo nei Vangeli ancora oggi, ci entreremo prossimamente, la volta prossima se Dio vuole. Adesso leggiamo alcuni testi profetici su Gesù e andiamo a leggere questo testo di Isaia, del Salmo, capitolo 16, da 10 a 11. 10 e 11. Ok. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioie a sazietà nella tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno. Allora, qui si parla in maniera meno chiara di Gesù rispetto al testo che abbiamo letto prima. Però c'è questa espressione, che il tuo santo veda la decomposizione o la distruzione. È un testo che sicuramente rientra fra quelli che nel Nuovo Testamento noi troviamo menzionati indirettamente. Ci sono diversi testi nel Nuovo Testamento che affermano che Gesù era stato, che era risorto, questa risurrezione era stata predetta. Dunque, trattandosi di, abbiamo almeno quattro, due volte Gesù, no, tre volte Gesù lo dice, una volta lo dice nel Vangelo di Giovanni, adesso mi ricordo bene il versetto, c'è un testo che lo dice, però due volte lo dice nel capitolo 24 di Luca, prima parlando con i due discepoli di Emmaus, poi parlando con gli undici, e dice: così è scritto che il Cristo doveva morire e risuscitare il terzo giorno. E si rifanno a dei testi dell'Antico Testamento, e gli unici testi che abbiamo che parlano della risurrezione del Messia, dell'unto, sono questi, del Salmo e di Isaia. Gesù dunque doveva risorgere. E qui ci troviamo nel fatto più radicale, più travolgente di tutta la storia e di tutta la rivelazione divina. La morte è vinta, il Messia affronta la morte, muore e risuscita. Ora, non so se questo ai nostri ascoltatori, detto così brutalmente come la sto dicendo io, fa intravedere la grandezza di questo fatto, di questo evento. Non c'è stato tempo nella storia dell'umanità, non c'è stato luogo dove l'uomo abbia lasciato le sue tracce, le tracce del suo passaggio, dove il tema, il problema, la preoccupazione, la paura della morte non sia stato vissuto e in qualche modo anche testimoniato, narrato. Tutti i luoghi dove l'uomo c'è stato lasciano il segno della tragedia della morte. Basta pensare ai cimiteri, che sono dappertutto. E la morte è stata affrontata da un punto di vista profetico, da un punto di vista antropologico, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista religioso, mitico, mitologico. In qualche modo l'uomo ha cercato di dare una risposta alla morte, anche se le risposte che ha trovato non hanno testimonianze tali da poter dire sì, questo è risorto. Non ci sono o risposte al problema della morte che sia credibile. Per esempio, chi può dimostrare veramente, storicamente, della reincarnazione? O che dopo la morte si va all'inferno, in purgatorio, in paradiso? Non esiste, soltanto il fatto che lo si crede, ma non ci sono testimonianze. Ora, di Gesù è detto più di quello, perché quando si parla dell'uomo che passa miglior vita al momento della morte, perché così si è detto e si continua a dire, si dice qualcosa, lo si dà per scontato, lo si dà per vero, ma nessuno può dire: oh, aspetta, ferma, fammi capire. Ecco, è così la risposta. No, non esiste. Esiste una convinzione, esiste una tradizione che si è tramandata nei secoli, esistono delle riunioni medianiche, spiritiche, dove
si suppone che si entri in contatto con costoro, ma è tutto da dimostrare. E come da dimostrare? Ma di Gesù è detto che è risorto, che è più di qualcosa che tu sai, che accetti anche se non lo puoi dimostrare. Uno che è risorto devi averne la prova, devi poterlo dire, l'ho visto vivente ma l'avevo constatato morto. E qui noi ci troviamo di fronte a un'affermazione di questo genere. Il Nuovo Testamento, di fronte a questo fatto, non è da meno. Presenta la resurrezione di Gesù da varie prospettive. Gesù la annuncia: distruggete questo corpo e dopo 3 giorni lo farò, lo riedificherò. Ne parla lui con gli altri per annunciare i suoi discepoli. Per esempio, c'è quel testo molto conosciuto di Matteo 16, di quel giorno, dice il testo, Gesù cominciò a dire che sarebbe stato, che sarebbe andato a Gerusalemme, là sarebbe stato arrestato, messo a morte, ma dopo 3 giorni sarebbe risorto. Lo hanno percepito le guardie, i soldati, che i capi del popolo, che al momento che Gesù è messo in croce si premurano di andare a parlare a Pilato e dire: guarda, quello là, quello che abbiamo messo in croce, ha detto che sarebbe risorto, ora perché non succede qualcosa che magari rubano il corpo e poi dicono è risorto? Manda dei soldati, e i soldati ci sono messi. L'idea che Gesù sarebbe risorto non è un'idea marginale, è un'idea che attraversa. Paolo, è qui un testo che dobbiamo andare a leggere, in Prima Corinzi, capitolo 15, e dobbiamo leggere alcuni versetti di questo brano, Prima Corinzi 15, leggiamo i versetti dall'1 al 4. Fratelli, al 5. Io vi ricordo l'Evangelo che voi annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io avevo prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai 12, e poi dice che apparve a più di 500 fratelli in una volta. Esatto, prima di andare ai 500 fratelli, ci arriverò solo a breve, qui l'Apostolo Paolo dice: il Vangelo che abbiamo annunciato è questo, Cristo Gesù è morto ed è risorto. Qui c'è il cuore, l'essenza, il fondamento, il nucleo del messaggio cristiano. E qui c'è qualcosa che per noi è importante, perché chiunque, chi siamo ricchi o poveri, belli o brutti, uomini o donne, bianchi o neri, la tragedia, la drammaticità, la realtà della morte ce l'abbiamo tutti davanti a noi. Ognuno di noi ha dei cari che non ci sono più, ha avuto dei cari che non ci sono più, e ognuno di noi, sotto il ritmo di un tamburo battente, inesorabilmente si avvicina alla sua morte, anche se può essere lontana, speriamo che sia sempre più lontana. La morte di Gesù, la resurrezione di Gesù, trova in noi una eco profonda. Siamo solidali con Gesù in questo. Gesù si è identificato con noi fino a questo punto e ci dà una speranza eccezionale, straordinaria. Non so se è chiaro. Sì, a me viene in mente anche un altro testo, un'altra frase di Gesù, quando dice: io depongo la mia vita e la riprendo, no? E quindi parlando, il potere di fare questo. Potere di, e quindi parla di resurrezione. Sì, è il testo di Giovanni 5, che io volevo citare prima, ma sapevo che l'avevo detto. Grazie che me l'hai ricordato. Prego. Non so se dagli altoparlanti delle radio, i nostri ascoltatori, a questo hanno qualcosa da ribattere. Mi farebbe piacere sentire la voce di qualcuno. Sarebbe carino. Elena, diamo le nostre coordinate, 09, se qualcuno vuole chiamare. 095 21 19 97, quindi per le vostre chiamate, oppure potete mandare un sms al 393 277 0951. Qui ci troviamo di fronte al fatto più straordinario, perché la morte è il fatto determinante unico di tutti.
per tutti, non c'è nessuno che ci scappa. Qualcuno ha detto che l'unica cosa giusta che esiste, che non guardi in faccia nessuno, che è uguale per tutti. Però ancora più straordinario di questo è che la morte è stata vinta, Gesù è risorto. Mm-hmm. E se Gesù è risorto, lui che partecipa con noi della sua morte alla nostra, lui ci offre anche a noi la prospettiva, la promessa, l'idea che anche noi possiamo essere toccati dalla resurrezione. Questo è il fatto più grande. Io non trovo una risposta filosofica, esistenziale più importante di questa. È la risposta per eccellenza, non ce n'è un'altra. Qui c'è tutto, e se qui c'è tutto, noi abbiamo bisogno di avere dei punti chiari in questo. Ora, non so se il frate di cui avete parlato prima, come si chiama? Antonino Carillo. E di dove abita? Lui, il convento è Benevento, però è napoletano. E quindi l'ho chiamato al telefono anche lui? Sì, chiamiamo al telefono. Lui è stato qui un paio di anni fa, è stato nostro ospite per un 5 giorni e ha avuto il piacere di stare nella comunità ventista, sia di Catania che di Piazza Ermirina. È stato per lui una cosa molto, molto piacevole. E anche per noi. Mi farebbe piacere conoscerlo. Diglielo, ho visto che lo incontrate. C'è un altro che parla di Gesù alla radio che aveva deciso di parlare con te. Dopo che ha detto l'ok, ti fai dare il numero, lo sentiamo. Assolutamente, ora, ok. Ora, c'è qui, sarebbe bello fare anche un dibattito su Gesù assieme. Si potrebbe fare una puntata insieme, diceva Elena, dietro le quinte. Sempre sempre per telefono si può fare? Due telefoni insieme, sì, si può fare. Ok, allora, diciamo, andiamo avanti un attimino. Tu prima stavi leggendo il versetto successivo di 1 Corinzi 15. Lo vuoi leggere, rileggere, per favore? Poi apparve a Cefa e poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti. Quindi persone che hanno parlato direttamente con Paolo, per dire la cosa, no? Con Gesù. Paolo hanno visto Gesù. No, con Paolo, perché Paolo afferma qualcosa che lui non Paolo ha visto. Paolo che lo afferma, giusto, hai quindi ragione. Ora... qui abbiamo qualcosa, c'è la parola che è usata qui per dire 500 fratelli, 500 testimoni, 500 che l'hanno visto, che ne sono testimoni, che sono martiri. La parola testimoni viene dal greco martire, che noi lo identifichiamo con uno che è disposto a morire pur di rinunciare. Questi erano tali, disposti a morire pur di rinunciare a questa esplosiva nucleare. E questo è peggio di una bomba atomica. Qui ci troviamo di fronte all'evento più grandioso, quello che costituirà, per chi si prepara per esso, costituirà l'appuntamento più importante della sua esistenza. E qui ci troviamo di fronte al fatto che gli uomini hanno disperatamente bisogno. Gli uomini cercano disperatamente una risposta alla morte. La cercano, non sanno che qui c'è la risposta, e la cercano da tutte le parti. C'è chi investe milioni di euro per avere garantita che quando la scienza avrà trovato l'elisir di eterna vita, lo scongelano perché si fanno ibernare al punto della morte, quando il cuore ancora batte e il respiro non c'è più, si fanno ibernare perché... Cioè, danno milioni fior di quattrini, che al momento che ci sarà vengono scongelati e ritorneranno in vita. Beh, non so, un corpo congelato poi scongelato come sarà? Ah, non lo so, io non ci sono mai passato la congelamento. Quindi non lo so, queste sono le loro prospettive. Ma ci sono gente fa questo, che vive questo. C'è gente che non ha trovato... altra speranza che quella di investire, magari di fare anche un prestito bancario per questo. Perché non si arrende alla morte, quindi non vuole assolutamente arrendersi alla morte. Questo è il più bello, il più grande, il più sconvolgente in senso positivo messaggio che la Bibbia ha per noi. Facciamo, Gesù Paolo, è risorto. Una pausa musicale e ritorniamo subito dopo. Che gioia ci hai dato, Signore del Cielo, è risorto. Paolo. Ora, con questa puntata, io con questa conversazione ho un obiettivo,
Le volte passate abbiamo visto l'impatto storico su Gesù, di Gesù, il rapporto a Gesù, cosa Gesù ha prodotto nella storia, ed è grandioso. La volta scorsa abbiamo analizzato una fondamentale, importante profezia che annunciava sette secoli prima la venuta del Messia e quello che avrebbe fatto. Di profezie di questo genere ce ne sono almeno una sessantina nella Bibbia. È detto che doveva morire, è detto che doveva nascere a Betlemme, che doveva essere chiamato Nazareno, ci è descritto come sarebbe stato condannato e trattato, ci è detto da chi doveva nascere, dalla Vergine, ci è detto quale regione del mondo avrebbe visitato, dove avrebbe svolto la sua missione, ci è detto che sarebbe morto per i peccati e risorto. La storia non ci dà grandi elementi, ma ci sono diverse testimonianze storiche su Gesù. Sti giorni, preparando una conferenza sull'archeologia biblica, navigando su internet, cercando documenti su internet, ho trovato un documento, testimonianze storiche di Gesù, dove ce ne sono una quindicina. Io ne conoscevo due o tre, ma queste 15 qua sono estremamente importanti, si aggiungono. Noi ci troviamo di fronte a qualcuno a cui possiamo dare totalmente credibilità e fiducia. Abbiamo in Gesù il punto di riferimento, il punto forte, l'ancora per ogni questione esistenziale fondamentale del nostro quotidiano, del nostro vivere presente e futuro. Abbiamo bisogno di conoscerlo adesso meglio per capire in maniera più radicale chi egli sia. Mm-hmm. Per cui noi vedremo dalla volta prossima cominceremo a studiare cosa ha fatto, chi è, come possiamo inserire il tema di Gesù nei grandi temi della storia, del mondo e della vita. E cominceremo con la divinità di Cristo. Cristo abbiamo studiato indirettamente, ma anche con degli accenni specifici e diretti, che Gesù è stato uomo fra gli uomini, ne hanno parlato i testi storici di lui. Abbiamo visto l'impatto che ha avuto come uomo. Ci sarebbe ancora da dire, come uomo lo vedremo più in là. Cominceremo a studiare Gesù Dio. Mm-hmm. Come possiamo credere che Gesù sia Dio? E il fatto che sia Dio al 100% è un tema sempre di più, lo è stato sempre e lo è ancora di più in questi nostri tempi, contestato. Si contesta la divinità di Cristo da secoli, oggi c'è una sorta di rinascita della contestazione della divinità di Cristo. Ma questo corrisponde totalmente nella grande necessità dell'uomo, che accanto al tentativo di trovare risposta al problema della morte, la risposta che ha cercato in tante parti, ma che soltanto la risurrezione di Cristo. Dobbiamo chiudere, dà. Paolo. Sì, sapere che Gesù è Dio costituisce la grande risposta a un altro immenso quesito dell'uomo che in tutti i secoli ha cercato di svelare. Chi è Dio? E noi studieremo che Gesù è Dio. Ok, alla prossima allora Paolo, buona giornata. Arrivederci.